Ciao, in questo video analizzeremo lo strumento Luma Waveform. Posizioniamo il puntatore del mouse nel file browser e premiamo la scorciatoia Shift più F8. Sostituiamo Sequencer con Preview e Image Preview con Luma Waveform. Questo strumento misura la luminanza. Vediamo una breve descrizione tratta da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La luminanza è una grandezza fotometrica vettoriale, definita come il rapporto tra l'intensità luminosa emessa da una sorgente nella direzione dell'osservatore e l'area apparente della superficie emittente, così come vista dall'osservatore. La luminanza è espressa in CD per metro quadro, unità di misura indicata anche con il nome di nit, detta anche brillanza, espressa come numero di candele su metro quadro. Aggiungiamo una strip color nera. Il waveform produrrà una linea bianca sul livello minimo, quindi il nero equivale al valore 0 di luminanza che si trova in basso sulla linea verde. Ora modifichiamo il valore V del color picker portandolo al suo valore massimo, quindi fino al bianco. Il waveform ora visualizza una linea bianca tra le due linee rosse superiori. Questo è il valore massimo equivalente alla massima luminanza. Ora aggiungiamo al sequencer una semplice immagine in bianco e nero a bande verticali. Il waveform visualizza una serie di scalini. Quindi l'asse orizzontale equivale alla posizione dei colori. L'asse verticale invece, come visto, al valore di luminanza. Ora aggiungiamo la stessa immagine ma ruotata. Interessante anche la risposta su una scala di colori. Proviamo ora a variare la tonalità della strip color posta più in basso dopo averne portato il valore di saturazione al massimo. Come per la scala di colori analizzata in precedenza, possiamo osservare il valore di luminanza per ogni tonalità selezionata. Ora analizziamo un'immagine a colori e proviamo ad aumentare il contrasto con il modificatore Curves come visto nel video 17. Appare evidente che le aree cerchiate in rosso, analizzate in verticale, visualizzano prevalentemente una bassa luminanza. Le altre invece sia una bassa che un'alta luminanza con una fascia rasente lo 0 ed un'altra rasente il massimo, in corrispondenza delle aree bianche dell'immagine. Il waveform mette quindi in evidenza le aree più o meno contrastate. Ecco un esempio di un'immagine molto contrastata. Queste invece con contrasto ridotto. È possibile visualizzare la risposta dei soli colori dei tre canali separati. Premiamo N e nel tab View abilitiamo Separate Colors. Ora lo spettro è diviso in tre fasce e ognuna di esso riproduce i valori presenti nell'asse orizzontale della strip. Può essere usato anche per trovare ed eventualmente correggere una dominante su una strip. Enfatizzando il valore sul canale da rosso, ad esempio, si può osservare l'insorgenza di una dominante. Lo stesso vale per gli altri due canali.